In Pavarolo tutto parla, ricorda, celebra Felice Casorati, uno degli artisti italiani più noti del Novecento. La sua casa è lo studio, che ospitano il museo a lui dedicato, i murales che decorano le piccole vie, i panorami che ancora oggi si possono riconoscere nei suoi quadri. Casorati e sua moglie Daphne scelgono questo piccolo paese non lontano da Torino nel 1930, quando acquistano la casetta bianca in Via Maestra. Poco sotto al giardino il maestro fa costruire il suo studio, con vista sulle colline di fronte ordinatamente coltivate, ritratte in numerosi suoi quadri. Qui, luogo di rifugio per tutta la famiglia durante gli anni della guerra, il suo lavoro, racconta il figlio Francesco, diventa più sereno, più sicuro e più calmo. Come per quasi tutti gli artisti, sostiene Francesco Poli, anche per Casorati lo studio è molto più di un funzionale luogo di lavoro. Immerso nella calma silenziosa, di angoli in penombra e di atmosfere luminose, profondamente connotato dai tanti oggetti d'uso ed affezione, dalla presenza di quadri e disegni attaccati alle pareti, posati per terra o sui cavalletti, questo spazio, piuttosto disordinato, diventa un'estensione fisica della sua dimensione psicologica, mentale ed emotiva, la camera di compensazione e di concentrazione del processo creativo. È l'ambiente in cui prendono vita le sue rappresentazioni pittoriche, le meditate figure in posa e le nature morte. Oggi, su richiesta del figlio, lo studio è stato affidato al comune di Pavarolo, allo scopo di creare un museo permanente e un punto di elaborazione di progetti culturali. Lo studio museo, oltre ad ospitare mostre ed esposizioni, viene utilizzato per organizzare laboratori di pittura, incisione e disegno rivolti ai bambini e alle scuole, ma non solo, e incontri mirati sulla storia dell'arte, realizzati in collaborazione con l'Accademia Albertina di Torino.